Una storia che nelle accuse ricorda quella di Stefano Cucchi. Ieri a Milano è stato presentato un libro inchiesta sulla sua storia. Vogliamo la verità, dicono i genitori. Elisabetta Carta. Stefano non era l'ultimo, Stefano aveva chiaramente i suoi problemi di droga passati, ma si era emendato con la comunità e stava rifacendosi una vita, come capita a tanti ragazzi della nostra società malata purtroppo. È questo che noi non accettiamo, che la vittima diventi anche un colpevole. Non si danno pace Giovanni e Rita, genitori di Stefano Cucchi, morto a 31 anni durante la custodia cautelare all'ospedale Sandro Pertini. Stefano Cucchi e lo Stato si incontrano giovedì 15 ottobre 2009. Comincia così dal momento dell'arresto per possesso di stupefacenti. Il libro inchiesta di Duccio Facchini, una ricostruzione puntigliosa della vicenda giudiziaria che prende il titolo da un testo di De André, Mi cercarono l'anima. Giovanni e Rita, insieme alla sorella di Stefano, Ilaria, vogliono continuare a cercare la verità perché quello che è successo a Stefano non possa più accadere. Ora noi aspettiamo che questo Stato ci dia veramente la verità sulla morte di Stefano, perché noi non ci accontenteremo delle mezze verità. La verità la vorremo totale e la cercheremo fino alla fine.